In che città viviamo? Potere al popolo, hanno cera inferiore? Attraverso questa domanda cerca di analizzare la situazione a livello urbano nella città capofila dell'Agro, ospitando per 2 giorni l'urbanista Ilaria Boniburini. L'analisi del grado di vivibilità a livello urbano, visti i numerosi problemi di inquinamento dell'aria e delle acque, è determinante, visto anche il traffico veicolare che incide negativamente da anni sulla qualità di vita dei cittadini. Una situazione su cui gli amministratori locali, in particolare il sindaco Torquato, stanno cercando da tempo di porre rimedio. Ma non è semplice. Vedi il recente problema anche dei trasporti e della mobilità legato alla soppressione dei treni da e per Napoli, da Nocera. Oggi una passeggiata urbana, domani una tavola rotonda su come ripensare la città di Nocera. Boniburini, educatrice e ricercatrice di studi urbani, architetto che vanta consulenze all'estero, specie in Africa, vuole dunque analizzare la situazione dell'agro. Le sue ricerche si focalizzano in particolare sul rapporto tra trasformazione urbana e potere, diritto alla città e più recentemente anche sulla relazione tra urbanistica e crisi climatica. La salita verso su mi ha proprio toccato, cioè ero estasiata dalla vista di questa salita verso questo Monte Albino Però che è hai notato pure meraviglioso. qualcosa. Di parlare dei temi della città, di farlo con i cittadini, con le cittadine, di provare ad avere un confronto. Io sono qua solo a accompagnare, perché ovviamente occupandomi di studi urbani sono allenata, no, a Certo. leggere le città e quindi magari anche condividere, insomma, degli strumenti che si possono adottare, insomma. Competenza c'è. Diciamo così che sono il problema ambientale, cioè della qualità ambientale, quindi della qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la qualità del suolo, che sono le nostre risorse primarie sulle quali noi basiamo la nostra sopravvivenza, sempre non stancarsi di portarli da parte sia dei cittadini ma anche delle istituzioni locali, di portarli nelle sedi istituzionali rilevanti. Cioè qua bisogna insistere che qualcosa a livello regionale o a livello di contratto di fiume, se c'è un contratto di fiume, venga fatto. Cioè qua vi giuro, cioè mettere le mani su una città come Roma, Milano, quello davvero sembrano quasi missioni impossibili. Qua invece, secondo me, ragionando insieme si può. Abbiamo deciso di fare questo per 2 motivi. Il primo è che ad oggi la questione del PUMS per la partecipazione popolare richiesta dall'amministrazione comunale, ricordiamo dovuta per legge, ci vedrà quindi dibattere con l'istituzione sulla questione della mobilità, ma anche perché in vista delle elezioni comunali di maggio pensiamo che ci siano delle grandi tematiche a Nocera su cui si fanno molte chiacchiere. Penso ai lotti al Monte Vescovado, la questione del Castello Fienga, la questione del traffico e vogliamo che si facciano i fatti. E anche per questo abbiamo invitato Voi ci Ilaria. sarete? Allora, noi ci saremo, abbiamo lanciato un appello pubblico, siamo disposti a colloquire con chiunque la pensi contro questo sistema di potere che c'è in città, contro questa classe politica, per provare a creare veramente un percorso alternativo a quella che è stata l'amministrazione della città, non solo degli ultimi 10 anni, ma possiamo dire almeno degli ultimi 40.